Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un videopillola. Stavo pensando, non mi ricordo quando, ma poco fa, non mi ricordo se ieri sera, non è molto, insomma, a un fatto molto interessante. Questa riflessione nasce da uno degli ultimi video che ho fatto riguardo l'argomento dei due popoli, no? E del terzo tempio e così via discorrendo. Potete vederlo nel canale, sia il presente canale che poi l'ho caricato anche sul canale principale, Alessio 912. Sicuramente ci caricherò anche questo. E quindi, in virtù di quel video, stavo riflettendo una grande verità che nasce da una situazione che si concretizza attualmente dentro al giudaismo. Il giudaismo moderno asserisce una grande verità, vediamo, che vorrei un attimino sottoporre alla vostra attenzione, ma prima di farlo vorrei ricordare ulteriormente, perché già l'ho fatto, che il giudaismo di oggi, lo definisco il giudaismo moderno, non è quello antico, almeno non in toto, perché è molto cambiato. Questa è una parentesi, ma è doveroso farla. Giusto per fare qualche esempio, noi sappiamo che nel 200 avanti Cristo, la data del 200 avanti Cristo è molto importante perché, scusate se apro una parentesi dentro un'altra parentesi, voi sapete come sono fatto, perché i manoscritti del Qumran, dove sono stati rinvenuti tutti i libri veterotestamentali, ad esclusione di uno che ho sentito, che poi alla fine è stato trovato anche quello, ma non ho trovato la notizia ufficiale, quindi diciamo che finché non trovo la notizia ufficiale è solo un sentito dire. Comunque, i libri veterotestamentari sono stati rinvenuti tutti quanti, ad eccezione di uno. E questi libri che sono stati rinvenuti nel Qumran datano dal 200 avanti Cristo in poi. Bene, i rabbini, gli ebrei del 200 avanti Cristo avevano un credo diverso su molti aspetti del credo di oggi. Ecco perché, appunto, valga la ridondanza, io lo definisco il giudaismo moderno. Infatti, avevano una concezione, gli antichi ebrei, del Messia molto diversa, sia da quella che avevano i farisei al tempo di Gesù, perché ormai erano completamente venduti al secolarismo e non solo. Ma questa cosa poi è andata sempre via più peggiorando nel tempo. Per esempio, gli antichi ebrei credevano che il Messia fosse un essere, una persona vera, reale, ma al contempo divina. Cosa che oggi gli ebrei rinnegano a spada tratta. Infatti, ben disse qualcuno, quasi 2000 anni fa, 1700-1800 anni fa, semmai un giorno noi dovessimo accettare che Gesù è il Messia, comunque non accetteremo mai la sua divinità. Vedete quanto questo sentimento diabolico
è penetrato in loro? Mentre invece gli antichi ebrei, quelli del 200 avanti Cristo, sì, lo credevano. Inoltre, gli antichi ebrei credevano, sapevano che uno dei segni che avrebbe, diciamo, contraddistinto il Messia sarebbe stato il fatto che lui avrebbe guarito i lebbrosi. Perché? Perché se tu vai a esaminare il Tanakh, l'Antico Testamento, e ti vai a studiare le leggi della lebbra, noterai che la lebbra, come ci viene presentata nell'Antico Testamento, è una malattia certamente, ma che è una malattia di tipo spirituale. Infatti, il lebbroso, quando diventava tale, non doveva andare dal dottore, ma doveva andare dal sommo sacerdote. Non mi venite a dire che tutti si andava dal sommo sacerdote per qualsiasi malattia, perché i dottori c'erano e si andava dal dottore quando uno aveva una malattia, ma per determinate malattie, tipo la lebbra, si andava dal sommo sacerdote perché era un problema di tipo spirituale, aveva a che fare con il peccato. E quindi, essendo un fattore di peccato, solo Dio poteva agire. E quindi il sommo sacerdote, che era rappresentante di Dio, aveva voce in capitolo perché appunto rappresentante di Dio. Bene, il Messia, essendo divino, secondo il giudaismo antico, aveva la potestà di guarire i lebbrosi in un batter d'occhio, ed è esattamente quello che Gesù ha fatto. Un'altra caratteristica che avrebbe dovuto possedere il Messia era quella di risuscitare i morti. Infatti, essendo Dio, il creatore della vita, essendo lui stesso vita, lui crea la vita, lui avrebbe avuto il potere di far risuscitare un morto. Quindi il Messia, per essere considerato tale secondo il giudaismo antico, avrebbe dovuto far risuscitare i morti. Ed è esattamente quello che ha fatto il Signore Gesù. Ma i farisei non lo riconobbero perché già all'epoca si era corrotto questo pensiero, era stato abbandonato i famosi due Messie, no? Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, ben Yosef, figlio di Giuseppe, sarebbe il Messia sofferente che avrebbe dovuto anticipare, secondo Isaia 53, il Messia regnante, appunto figlio di Davide, e così via discorrendo. Un altro segno che avrebbe dovuto caratterizzare il Messia è il fatto che avrebbe potuto dar la vista ai ciechi, ma che fossero ciechi fin dalla nascita. Perché è possibile che un cieco che non è nato tale possa recuperare la vista improvvisamente. Queste cose è raro, ma succedono, sono successe. Ma non si è mai visto che un cieco nato appunto in questa condizione improvvisamente abbia recuperato la vista. Questo è impossibile. Quindi il Messia avrebbe ridato la vista ai ciechi sin dalla nascita. Ed è proprio quello che ha fatto Gesù il Cristo. Infatti non solo è un miracolo grandissimo da un punto di vista materiale, ma va a simbolizzare il fatto che egli è la lampada, Dio è la lampada, Dio è la luce. È una lampada posta al nostro piede, la parola, e quindi avrebbe dovuto dimostrare di essere il Messia ridando la vista. Bene, quindi come potete vedere, e qualsiasi ebreo che sia veramente studioso e sincero, che ha studiato il pensiero dei padri loro, perché i padri non sono solo Abramo, Isacco e Giacobbe, ma i padri sono tutti i predecessori. Questo è scritto nel Tanakh, eh? Attenzione, queste cose sono scritte. E
Qualsiasi ebreo che conosce la propria storia le sa queste cose. Chi è ignorante resterà ignorante e neanche andrà a indagare perché hanno il cuore duro, io me ne rendo conto, è un fattore spirituale. Ma andiamo avanti. Quindi io, prima di inoltrarmi nel ragionamento che desidero portare in questo video, volevo un attimino rappresentare a chi è interessato questa grande verità per mostrare appunto che il giudaismo di oggi è molto cambiato, ha una buona reminiscenza di quello arcaico, ma altrettanta una buona fetta l'ha completamente abbandonata. C'è un discorso, c'è un ragionamento che oggi si fa nel giudaismo in virtù del fatto che loro stanno aspettando la concretizzazione, utilizzo il termine concretizzare, del terzo tempio di Gerusalemme. Noi sappiamo che il terzo tempio di Gerusalemme ci sarà, sarà ricostruito. Ci sono diversi passi che lo dicono. Ad esempio, mi viene in mente Daniele 9, verso 27, ma anche Apocalisse, capitolo 11, dove ci dice nero su bianco che il terzo tempio sarà nuovamente rifatto, riconcretizzato. Ora, il giudaismo moderno è diviso in due pensieri. Un pensiero dice che il terzo tempio di Gerusalemme lo dobbiamo ricostruire noi. Un'altra fetta del giudaismo dice no. Assolutamente, noi non dobbiamo ricostruire il terzo tempio, perché il terzo tempio letterale scenderà dal cielo direttamente. E quindi questo sarà un grande segno, un grande miracolo, e nessuno potrà impedirlo perché vedranno tutti come scende dal cielo. E quindi l'uomo non deve mettere assolutamente nessuna mano su questo tempio. E allora io stavo riflettendo su questa verità alla luce appunto dell'ultimo video, dove in passato io riflettendo a questa cosa mi mettevo un pochino a ridere. Ma poi, da ieri, insomma, ieri circa, o l'altro ieri, non lo ricordo esattamente, mi sono messo un attimino a riflettere alla luce dell'ultimo video che ho fatto e ho detto, wow, ma aspetta, ma non hanno torto gli ebrei nel ragionare così, anche se hanno la conoscenza, ma gli manca la rivelazione. Cioè, loro conoscono le cose, però non hanno la rivelazione, cioè non comprendono, perché giustamente hanno il velo. E nello specifico, non mi sto riferendo al terzo tempio fisico, ma al tempio. Mi spiego. Con l'avvento del Cristo è iniziata la costruzione del nuovo Tempio di Dio. Questo appunto ne abbiamo parlato in quel famoso video che lo prendo un attimino sul computer per darvi il titolo esatto, perché lì già ne ho parlato e non desidero ripetermi. Allora, il video si chiama... No, l'ho fatto solo sul primo canale, La Nuova Gerusalemme verso il Muro del Pianto. Allerta. Allora, in questo video io ne parlo. Allora, quando è venuto il Cristo, lui ha formato un regno spirituale, poi un domani ci sarà il millennio, che è il regno materiale. E nel formare questo regno è formato dentro i nostri cuori, in maniera tale che ognuno di noi è il tempio dello Spirito Santo e tutti quanti insieme andiamo a formare il tempio di Dio.
Vedi Apocalisse 3, io lo farò colonna che vince del tempio mio e così via discorrendo, ok? Pietro dirà che noi siamo delle pietre per formare, poi Efesi capitolo 2 dirà per formare la casa di Dio e così via discorrendo. E questo lo si sta facendo oggi, lo Spirito Santo lo sta facendo e ognuno di noi deve costruire dentro al proprio cuore, appunto, questo tutto credendo, eccetera, eccetera, eccetera. E un domani è scritto che Apocalisse 21, perché poi l'abbiamo capito vedendo il video che ti ho appena descritto. Vedrai che appunto la nuova Gerusalemme non è altro che la Chiesa. E a proposito della nuova Gerusalemme, della Chiesa, che è il Tempio di Dio dove Dio abita, e Dio abita dentro di noi, quindi la nuova Gerusalemme siamo noi, devi vedere il video appunto già detto, Apocalisse 21,2 dice: Io Giovanni vidi la santa città, la nuova Gerusalemme che scendeva dal cielo da presso a Dio acconcia come una sposa. Wow, stavo riflettendo a questo, dico, aspetta, 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 io ridevo di questa cosa qua, in senso rispettuoso, ovviamente, ma ridevo che gli ebrei stanno aspettando il terzo tempio che scende dal cielo. In verità, questo tempio, che non è il terzo tempio che sarà ricostruito a mano, ovviamente è anche tutto pronto, per chi non lo sapesse, lo alzeranno in pochi mesi, dai 2 ai 4 mesi è già alzato. Io vi porto le notizie ufficiali direttamente da Gerusalemme, con la gente del posto. Questo terzo tempio sarà ricostruito a mano, non che scenderà dal cielo, però l'idea del giudaismo, che quella fetta che abbraccia questa idea che deve scendere dal cielo, in verità è corretta, ma non è corretto il fatto che sarà il terzo tempio. No, è il tempio che scenderà dal cielo, la nuova Gerusalemme, è la sposa di Cristo. Come scritto in Apocalisse 21, verso 2. Che grandi rivelazioni! Che grandi benedizioni. Dice la scrittura, chi ha questa speranza si purifichi come esso è puro. Procacciate pace e santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Ebrei 12. E soprattutto senza fede, ebrei sempre, me ne ricordo 6, 11, senza fede è impossibile piacere a Dio. E quindi dobbiamo credere tutto quello che è scritto, tutto, non solamente una parte. Bene, Gesù sta per aprire la sua chiesa. Prepariamoci. Questo è un anno grandemente apocalittico, sai, da un discorso vado all'altro, il 2022. Apriamo gli occhi. Dio vi benedica con voi, come sempre è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. Shalom.